Sì. Vabbè. Benvenuti sul canale. Un po' di cortesia. Delle Elvane. Cortesia per gli ospiti. Benvenuti sul nuovo video della Sardegna. Seconda o terza puntata. Abbiamo perso un po'. No, forse anche la quarta. Forse questa è la quarta puntata. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati. Abbiamo finito di pranzare con i nostri amici Guardia Parco nelle montagne della Barbagia. E sulla mia indicazione siamo anche andati a vedere i resti di un nuraghe, che è anche un po' difficile da trovare perché in mezzo a un prato non si capisce, insomma una di quelle robe che sanno, che conoscono loro, sono i locali. Poi da lì abbiamo visto anche un'altra tomba dei giganti di Madau, bella anche quella, sulla strada, con proprio una tomba con un panorama spettacolare. Ci siamo trasferiti tappa successiva, Pedralunga, dove parte anche il famoso trekking, esatto, Selvaggio Blu. Che lo avevo fatto nel 2016 no 2015 al 2015 e noi facemmo nel 2015. Molto bello, lo consiglio, un po' faticoso come trekking, ma merita. Ma adesso è cambiato. Ma adesso però mi hanno già detto che varie tappe sono state un po' modificate. Perciò è diventato un po' più turistico. Poi c'è pieno così, non è la stessa cosa. Quando l'abbiamo fatto noi, eravamo noi e basta. Noi con la guida e il nostro gruppo e. Adesso ci sono varie compagnie che organizzano, perciò. Pedralunga c'è questo monumento naturale, questa piramide di roccia. Ah, perché che si chiama Pedralunga? La pietra lunga. Capito io! Allora, non c'è una spiaggia, ci sono varie piccole insenature rocciose, noi siamo andati a una un po' più defilata. Un mare quando è bello. Posso dirlo? No, vabbè, con 3B. Dimmi! Nonostante siamo vicino a un posto turistico, una camminatina di mezz'oretta, tre quarti d'ora, perché noi siamo partiti a 2,5 km da qua molto in alto, trovi paradiso, una spiaggia tutta sola per te. Andate tutti a Cala Luna, che io sto bene qua. Cominciano ad esserci le meduse, maremma trovacca. Primo bagno, l'abbiamo fatto tranquillo, l'abbiamo visto una fauna là, niente. Secondo bagno, eravamo circondati, perché allora siamo scappati fuori.
te ne sei anche preso. Infatti mi sono beccato una nel braccio, una nelle gambe. Un bel bruciore, vabbè, passa, però vabbè, tutti c'erano un po' i maroni. Sì, vabbè, però fare il bagno in mezzo alla mezzanotte non è proprio, cioè ti passa anche un po' la voce. Non è bello, esatto. Il giorno dopo è arrivata la pioggia. Come per la previsione. Per cui con la pioggia, classico rimedio della nonna, passeggiata per il paese. In questo caso era Santa Maria Navarrese, il cui monumento principale è la chiesa dedicata a Maria di Navarra, costruita dai sopravvissuti di una nave basca, sopravvissuti a un naufragio nel 1502. Ce ne sono tutte! Allora, se questa chiesa ti sembra una chiesa spagnola-messicana, è perché l'hanno costruita gli spagnoli. Ah, vedi. Infatti poi invece c'è anche una torre aragonese che invece era per la difesa dalle scorrerie dei pirati saraceni. Questa palma si è sciolta sopra il vaso. Piove. Allora, devo trovare l'altra parte. L'altra pagina, no, poi c'è il giro, il giorno successivo, col tempo che iniziava un po' a schiarire, abbiamo deciso di fare questo giro in bici. Giornata in mountain bike. Oggi è il tempo ideale per andare a fare che cosa? Un bel giro in bici. Oggi ho gli occhiali da chirurgo, attenzione. Vuoi sapere che giro facciamo oggi? Buongiorno bimbo, bimbi. Adesso scopriamo che sorpresa mi fa la Clara. Allora, oggi siamo sempre a Santa Maria Navarrese. Andremo verso Triei. Ah, per Trieste. No, Triei, passeremo dalle tombe dei giganti. Ah. Poi saliremo al passo di Genna Genna Armerie, credo. Faccia. E poi Baunei, e poi passeremo sotto il versante del Monte Oro e del Monte Scoine, per poi tornare giù a Santa Maria Navarrese. Quant'è? Una trentina di chilometri. Sì, no, perché con te dopo magari risultano 50. No, senti, non è quello. Io ho preso il libro in biblioteca. Questo è paro paro quello che c'era sul libro. Paro paro. Oggi facciamo noi paro paro e vediamo se è tutto paro paro. Dopo uno strappo abbastanza micidiale. Un chilometro e mezzo, siamo arrivati alla tomba dei giganti. Maremma maiale intossicata, non mi entrava la stellina piccolina. Con questa salita, vabbè, anche qui una visita alla tomba dei giganti di Osono. Certo che le tombe dei giganti le costruivano sempre, cioè non erano stupidi, le costruivano sempre poi posti belli. Questa salita micidiale che ci ha portato al passo di Genna Aramena. Corbezzoli, che salita! Sarà anche 30 km il giro, ma a questi 5-6 di salita, ragazzi,
se non hai il cuore forte la sconsiglio. Sì, quello sì, là è Baunei. Ricordo, panorama che avevamo visto meglio Baunei. Poi scolliniamo qui da qualche parte e scendiamo di là su Santa Maria Navarrese. Discesa su Baunei, caratteristico paesino di pastori, dove abbiamo preso anche un piatto di pasta. Vabbè, dopo cosa? Cos'è? Un avvertimento. Mi fa più salite oggi perché c'è così il cialugione, il scorregione in pancia. Il culurgione. Il culurgione in pancia, ma ciò. Vabbè, ma dopo tanta fatica. Sì, no, adesso. Piattino di pasta. Vabbè, sì, abbiamo un po' trasgredito le nostre regole. Un po' di carboidrati. Vabbè, ma. Però, cioè, no, questa era una scusa per far evitare a Clara di cucinare quando saremmo arrivati all'Asco. Così partiamo e ci spostiamo. Che cavolo, non è frega a me di quello, non è un problema. Adesso vabbè, niente. Si scende. È un turno. Sì. Ma fa freddo. Ma che aria c'è? Porca miseria. Non è che sei Sardegna, no, no, io sono sudato, cioè. Non è che sei sudato. Cioè, esatto. Il reggiseno che è completamente fradicio, infatti sto congelando. Ripeti quello che hai appena detto. Comunque la Clara mi ha ciullato 6 chilometri. No, allora, appena detto, comunque bel giro, un po' faticoso ma bel giro, Però mi ha ciullato 6 chilometri, sono 36, non 30. No, erano 32 in origine, poi vabbè, quei 4, sono 36. 4 chilometri in più non lo so da dove sono saltati fuori. No, dai, un bel giro, salita impegnativa. E anche la discesa abbastanza tecnica, non sottovalutare, perché è un terreno molto a volte sconnesso, roccioso, con ghiaia che ti prende dentro la bici, e se non stai attento te vai a destra, la bici va a sinistra o viceversa. Hai fatto sudare un po' troppo, però vabbè, dai. Allora, comunque, cioè, d'altronde ho capito che in Sardegna gli itinerari in bici sono così. Sì, cioè, bisogna mettere in conto salite ripide. Netto quei pezzi di secchi che non. Problema, cioè, fra virgolette, psicologico, che non lo sai, non te lo aspetti, tutto lì. Cioè, ma ormai dovresti saperlo, dovresti aspettartelo. Migoglioni, 820, infatti, c'avevo le gambe un po'. Però dopo quei scorregione, sono mangiato, sono andato meglio, dai. Ma non ci sono venuti su. No, c'è stato un altro, quando c'è stato strappo, ho sentito uno scorregione qui, poi è tornato giù. Ho fatto gloop e è tornato giù. E poi da lì, sempre verso sud, tappa successiva. Marina di Gairo. A Marina di Gairo ci sono proprio delle, ma in realtà in tutta la zona di Arbatax, Arbatax è famosa per appunto per le rocce rosse, anche qua ci sono questi graniti di questo color mattone molto caratteristico. Una bella spiaggia. Una bella spiaggia. Belle calette che ci arrivi col furgone. Perciò a questo punto oppi, la priorità era
quella di scappare dalle meduse. Ah, è vero. E quindi abbiamo deciso di fare un bel po' di chilometri verso sud. Per la precisione siamo giunti a Capoferrato. Quindi, lasciando la provincia di Nuoro. Nuoro. Di Nuoro, grazie per avermi corretto. Per entrare in quella di Cagliari. E Capoferrato si trova proprio tra una spiaggia chilometrica a nord e una spiaggia chilometrica a sud, che è quella di Costa Rei. E qui invece si trova questa zona abbastanza di costa, piuttosto impervia, rocciosa, scogliosa, eccetera. Eccetera, 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 eccetera. Capoferrato è dominato dal Monte Ferru, di ben 300 metri sul livello del mare, che in vetta al quale sorge una torre. Pensate che il Monte Ferru era un vulcano. Sapevi che era un vulcano il Monte Ferru? Certo, perché l'ho letto adesso. No, non lo sapevo. E in cima c'è una torre spagnola del XVII secolo. Ma ce ne sono in giro tre di torri spagnoli. Tre? Quattro, sì. Perché probabilmente li usavano come avvistamento. E si comunicavano una con l'altra. Si comunicavano. Questo invece non c'era scritto, questo abbiamo detto noi. Ah, vabbè, ma è logico, questo è un po' come era anche in Abruzzo, ti ricordi? Sì, uguale. Sì, sì. Alt! Ma perché l'hai detto? Se non lo dicevi sembrava che eravamo in un posto fantastico, invece così si capisce che siamo lungo la strada. Monteferro, quindi indovinate, siamo saliti sul Monteferro. Vuoi che non andiamo a fare il Monteferro? A piedi. Prima tappa, il faro come al solito in condizioni di semiabbandono. E qua il guardiano del faro si faceva delle grandi grigliate. Quello che hanno licenziato, mangiato. Dopo una tappa al faro di Capoferrato, attraverso vari saliscendi che ci hanno portato prima sulla vetta del Bruncus Coradinus o Bruncus Coradinus. Bruncus Pulmonarum. Sul quale sorge una vedetta militare, che questa non è del 1700, e sul Saper Daniedda, con questi bei roccioni rossi. Spettacolo. In mezzo alla tipica macchia mediterranea ad arbusti sempreverdi e con tante piante grasse fitti. Thank you.
Dopodiché siamo passati per Villa Simius. Passati oltre siamo finiti abbastanza casualmente, cioè siamo finiti proprio in un posto a caso, Solanas, che in realtà è tipo un paesino di villeggiatura, sono praticamente tutte seconde case con una bella spiaggia e ben due obrobri architettonici di quelli più eclatanti. In realtà anche tutto il resto non è che fosse granché. Obrobrio numero uno e obrobrio numero due. Siamo giunti infine alla conclusione di questo video e vi lasciamo con ancora con qualche immagine, qualche romantica immagine del tramonto a Marina di Gaio. E alla prossima! Ciao, ciao bimbi! Ciao bimbi!